Bella ragazzi, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video. Rieccoci qui con il secondo episodio delle Car Prediction. Innanzitutto vi volevo ringraziare per l'enorme feed del primo episodio con più di 600 mi piace e più di 7000 visualizzazioni, ragazzi, davvero non so come ringraziarvi. Poi voglio pubblicizzare una pagina Facebook e il mio secondo canale. Troverete il link in descrizione dove farò video di tutti i generi. Invece la pagina Facebook è del mio grafico che mi ha fatto appunto le grafiche sia vabbè, di tutte le miniature dei video, ma anche di queste. Se le volete anche voi per i vostri video, basta contattarlo, vi chiederà pochissimi euro per i lavori, sono più che giustificati e nulla. Ciancio alle bandissime, passiamo ai quattro giocatori di oggi. Il buon, in primis, Manuel Iturbe, giocatore passato dal Hellas Verona alla Roma, Juan Cuadrado, Paul Pogba e, in ultimo, giocatore votato da voi, Mario Balotelli. Partiamo proprio da quest'ultimo, unico downgrade di oggi. Reduce da una stagione per niente esaltante, Mario passa da 84 a 83 overall. Ha collezionato 41 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, toccando la rete 18 volte, 3 delle quali dagli 11 metri. Per fare un appunto, questa è l'unica stagione in cui Mario ha sbagliato dei rigori che nella sua carriera non aveva mai appunto sbagliato. Difficile dire se questo giocatore meriti realmente il downgrade, però per quello che ho visto io e per quello che ne capisco io di calcio, sì, cazzo, sì che se lo merita di brutto. Media voto sotto il 6 e prestazioni molto molto poco altisonanti. Se questo è il giocatore punta della nazionale italiana, non chiediamoci per favore perché siamo caduti così tragicamente nell'abisso. E sinceramente, ragazzi, non me ne vogliono i tifosi rossoneri, ma Balotelli non ha mai fatto niente per essere etichettato come questo gran giocatore, anche perché a parer mio, per esserlo, devi essere quantomeno costante nelle prestazioni. Sarà banale dirlo e fondamentalmente è vero, ma credo che se questo giocatore al posto di quel cazzo di scimpanzé che ha in testa avesse un cervello funzionante, quantomeno funzionante, forse parleremo di uno degli attaccanti più forti in circolazione. E tutto ciò viene argomentato quando occasionalmente ha voglia di giocare e di fatto gioca. Quest'anno su FIFA è probabilmente uno dei miei attaccanti preferiti, gran corsa, grandissima forza fisica e tiro eccezionale. L'anno prossimo mi aspetto un Balotelli molto simile, ma di sicuro meno veloce, con meno dribbling, ma con più dati di impostazioni dato il più 2 di passaggio. Non posso fare altro che augurargli buona fortuna per la sua carriera, spero non proprio nel Milan, ma credo che questo Super Mario non esploderà mai, almeno secondo me non esploderà mai e sarà sempre una di quelle promesse fatte al calcio ma mai mantenute. Spero, ragazzi, spero vivamente di sbagliarmi da tifoso della nazionale italiana. Ora passiamo al gioiellino argentino proprietà Roma. Beh, se di Balotelli non ho molte speranze, di Iturbe ne riservo davvero parecchie. Credo che il folletto argentino, dopo la grandissima stagione targata Verona, sia uno degli astri nascenti del calcio mondiale. Ergo mi sento di complimentarmi in lungo e largo con Walter Sabatini per l'ottimo affare fatto, tra l'altro strappato alla Juventus al photo finish della trattativa. Iturbe l'anno prossimo sarà con qualsiasi certezza una di quelle cazzo di ali che avranno tutte le Serie A, molto economiche, ovviamente oro e strabagatissime. Al primo anno in Serie A Team, Iturbe ha collezionato 33 presenze, 8 gol e 5 assist ed è stato, a detta di quasi tutti, una delle più grandi rivelazioni dell'annata 2013-2014. Ricordo comunque che questo giocatore è del 94, mi sembra, quindi ha 20 anni. Iturbe ha fatto 20 gol, il merito è anche e soprattutto di Manuel Iturbe, che praticamente si scartava mezzo mondo, si scartava almeno mezzo mondo e la passava a lui che doveva metterla praticamente solo in porta. Tiro potente, grandissimo dribbling e innata velocità, le caratteristiche più importanti di Manuel Iturbe. Ciò che mi aspetto da FIFA 15 sarà, ovviamente, oltre un upgrade, un più 1 di velocità, un più 4 di tiro, un più 3 di passaggio, un più 3, un più 4 di dribbling, mentre le stats di difesa e di testa rimarranno invariate. Oltre, ovviamente, le 3 stelle piede debole e le 4 stelle skill moves. Juan Guilherme Cuadrado, ragazzi, che giocatore! Di sicuro nella lista tra i miei giocatori preferiti in assoluto, sia nel gioco sia nella realtà. Una vera gioia per gli occhi, giocatore che alla sua enorme velocità aggiunge una tecnica davvero paurosa. Cuadrado ha collezionato 43 presenze con 15 gol e 11 assist tra le competizioni giocate dalla Fiorentina quest'anno. Cuadrado fa della sua velocità un'arma paurosamente efficace che fa ballare costantemente le difese avversarie non. Una delle poche gioie nella stagione viola, la Vespa, soprannominato così per la sua grandissima velocità,
dopo un ottimo mondiale ricercato tra molte delle squadre più forti e ambite del mondo, per fare proprio d'un nome a caso, Barcellona e Bayern Monaco. Personalmente, cosa mi aspetto dal quadro di FIFA 15? Un ulteriore upgrade di velocità, tiro, passaggio, dribble, tutto. Facciamo tutto. E questo farà di lui, di sicuro, non solo una delle ali più forti della Serie A, ma forse una delle ali più forti del gioco e più complete. Come potete vedere, quindi abbiamo un 95 di velocità più 2 rispetto alla carta FIFA 14, 92 di dribbling, quindi più 5, più 3 di passaggio, più 8 di tiro, ha dimostrato di avere un ottimo tiro e non quindi un 66 scarsissimo, 67 scarsissimo di tiro. E poi le stats di difesa e di testa praticamente invariate. Però vi devo dire che non sono molto attento a queste, quindi se magari avete qualche appunto da farmi, fatemelo perché sarei ben felice. Ultimo giocatore di oggi, non di sicuro per importanza, il polpo Pogba. Non abbiamo nessun dubbio, Pogba è forse il miglior centrocampista della Serie A con Vidal. Giocatore completissimo, buona velocità per la sua enorme stats, dribbling fenomenale, tiro altrettanto fenomenale. Insomma ragazzi, un giocatore che secondo me può giocare ovunque a centrocampo. Forse esagero un po'. Ma il buon Paul sta dimostrando egregiamente di che pasta è fatto. Ed è praticamente sempre stato costante in questa stagione. E magari è anche vero che nell'ultima parte, quando magari vedevo le partite della Juve, lo si vedeva spesso camminare, però di sicuro ha ripagato al mondiale il gran giocatore che è e che diventerà. Mi espongo troppo che quando dico che magari su FIFA 15 sarà, questo giocatore sarà 1.85 con tutte le stats over 80 tranne la velocità, ed è vero che forse deve dimostrare di più in lead internazionale, club parlando, come la Champions League, però il suo talento non si discute. Secondo me Pogba sarà il giocatore più costoso della Serie A l'anno prossimo, ovviamente. Io ragazzi vi saluto, vi invito nei commenti a dirmi quale altro giocatore vi piacerebbe io predica, sì, E quale altra modifica potrei apportare a questa serie. Ovviamente i consigli sono sempre ben accetti. Un saluto da Flash e al prossimo video. Bella, lasciate un mi piace.